Allora, buongiorno amici della vita di Fra. Oggi andiamo a costruirci un portacuffie da tasca. Vado a prendere il necessario. Dalla vecchia scatola di scarpe mi vado a prendere un quadratino di cartone. Una volta che abbiamo il quadratino di cartone... Ah, ma c'è un buco questo dietro. Vabbè, me ne frega. Allora, una volta che abbiamo il nostro quadratino, dobbiamo incidere sopra e sotto in modo da creare una rientranza. In modo da ottenere una forma simile. E poi dobbiamo fare due incisioni per incastrare l'inizio e la fine della cuffia. Io solitamente le faccio anche proprio così, orizzontali, quindi una di qui e una di qua. Ok, come si usa? Praticamente si va a incastrare la cuffia nell'incisione, tenendo fermo si arrotola. Si arrotola tutta la cuffia e si ferma l'altra cuffia nella seconda incisione. E in questo modo abbiamo il nostro portacuffie, lo potete sbattere in borsa e non si incastrerà. Cosa significa? Che una volta sbloccato è anche molto molto semplice da srotolare. Potete usare qualsiasi materiale, io vi consiglio, sapete cosa? Le vecchie carte di credito o se le carte per i punti che non usate, il cartone è proprio un materiale veramente brutto per questo progetto, però avete capito l'idea. Oppure c'è anche un'alternativa ancora più economica, che sono le vostre dita. Praticamente, andando a prendere le cuffie, si fanno le corna, si prende la cuffia e si arrotola in questo modo, ma fino a lasciare un po' di spazio per la fine della cuffia per arrotolare intorno alle dita. Le possiamo mettere via in modo abbastanza sicuro in borsa. Questo stressa un po' di più la cuffia, probabilmente vi dureranno un po' meno, però è un modo per mettere via le cuffie. Ok, volevo mostrarvi il prodotto finito, ma mentre ero al lavoro mi sa che è passato il Mario, ho visto i pezzi di cartone e me li ha buttati. Cosa che ci insegna che forse usare il cartone così brutto non è una grandissima idea. Forse è meglio appunto usare delle carte di credito che tanto si tagliano facili, anche quelle lì. Quelle vecchie, tipo queste, sono sicuramente più pratiche. Solo che questa non è una carta di credito, in realtà è un porta. È un porta spadini per aprire i lucchetti. Perché ho un portaspadini per aprire i lucchetti? Why not? Non so se ci vedremo domani, perché per noi che lavoriamo in radio è un po' giorno di pagelle. Sono usciti oggi gli ascolti del secondo semestre degli annuali, quindi domani io praticamente ho una giornata di riunioni back to back.